E quello che andremo a fare oggi sono delle buonissime crepe, ma non delle semplici crepe, perché a me le cose banali non piacciono, le cose semplici non piacciono. Quindi, oui, delle crepe colorate. Questo è il risultato. Sembra una foglia di insalata, ma in realtà è una crepe alla Nutella. Ciao a tutti ragazzi, sono Cri, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Oggi andremo a fare un'altra cosa molto sfiziosa. Ultimamente ho le voglie di dolci, ultimamente sono goloso e quello che andremo a fare oggi è una buonissima torta esistente ma modificata da me, quindi è una mia ricetta personalizzata. Prenderò i diritti per questa ricetta. È una buonissima torta alle carote, ma modificata, con all'interno una bella poltiglia di mango, tanto per tenerci un po' sull'esotico. Ma andiamo subito a vedere quello che ci serve per questa mia ricetta esclusiva. E benvenuti in un altro appuntamento con In Cucina con il Cri. Questa, ragazzi, è la torta Caro Mango. Nome inventato da me, ovviamente, perché c'è dentro le carote e voglio fare una purea di mango. Che ora andremo a vedere come fare, che non ne ho idea, perché è la prima volta che la faccio, ma in un modo o nell'altro riuscirò a farla. Intanto andiamo a vedere quello che ci serve per la base della nostra torta. 100 g di mandorle pelate. Le inseriamo nel nostro amico Bimby e facciamo 10 secondi velocità 10. Dopo aver stagliuzzato bene 300 g di carote, andiamo a tritarle. In questo giro andremo ad infilare la spatola all'interno del boccale, non so per quale motivo, e andiamo a fare 10 secondi velocità 9. Ora separiamo le uova e andiamo ad inserire i 4 tuorli all'interno del nostro Bimby, lavato e asciugato, mi raccomando, dopo le carote. Aggiungiamo 200 g di zucchero. E facciamolo andare per 1 minuto e mezzo, velocità 3. Ora andiamo ad aggiungere la nostra poltiglia di carote e mandorli tritati. Aggiungiamo 60 g di farina, un cucchiaio di lievito in polvere, inseriamo sempre la nostra spatolina e 1 minuto velocità 3. E nel frattempo trasferiamo il nostro composto in una ciotolina. Nel frattempo, ragazzi, mi raccomando, preriscaldate il forno a 180 gradi e imburrate e infarinate la tortiera. E questo è mio. È buonissima. E voi pensavate, ma gli albumi li buttiamo via? Ma no! Adesso abbiamo lavato il nostro recipiente, asciugato, andiamo a mettere la nostra butterfly, la nostra farfallina nel nostro Bimby e inseriamo i nostri albumi. Un pizzichino di sale, mettiamo il nostro sale della Hawaii perché ci piace. Chiudiamo il tutto e facciamo 4 minuti velocità 3.5. Nel frattempo è arrivato Alex a controllare se tutto procede bene. Ti può piacere la torta? Toh. Assaggia. Ok, il giudice ha detto sì. Ma che c'hai tutta la torta sul naso? Bene ragazzi, questa è la nostra panna montata. Ora andiamo delicatamente, come io non so fare, ad incorporare la nostra panna
montata, mescolando dal basso verso l'alto. Bene. Ora andiamo a mettere il nostro impasto nella nostra tortiera, ripeto, imburrata e infarinata precedentemente, e andiamo a cucinarla per 40-50 minuti a forno statico. Mi raccomando, la cottura va sempre controllata con lo stuzzichino. Se lo stuzzicadente è asciutto, la torta è pronta. Se è bagnato, ovviamente no. Ma ora andiamo a preparare, che non ne ho la più pallida idea di come fare, la nostra purea di mango. Perché, ripeto, questa torta qui è una mia invenzione, quindi non ho idea di come poter fare una purea di mango. Io credo di doverlo tritare, magari estraendone il succo per bagnare poi la torta alle carote pronta. Oppure di lasciarci anche la purea. No, la purea di mango è abbastanza filantosa, quindi secondo me non è molto buona. Andiamo a vedere. Ragazzi, qui c'è il nostro mango. Andiamo a pulirlo. Innanzitutto, mi raccomando, soprattutto adesso come mai, lavate tutto, mi raccomando, perché causa Covid non si sa mai. Quindi andrebbe sempre lavata, ma in questo momento, a maggior ragione, laviamo tutto. Il nostro mango è bello pronto. Andiamo a pulirlo. Ma se usassi pelo a patate? Certo, funziona alla grande, ma che bella scoperta. Ma quante cose vi insegno io, anche a pelare un mango col pelo a patate. Guarda, ma che bel colore questo mango che ha. Il nostro mango è pronto, è tagliato. Io direi che vado a tritarlo, vediamo. Innanzitutto lo assaggio. È dolcissimo. Buonissimo. Vado a tritarlo, vediamo cosa esce. Sì, il nostro mango è diventato questo. Oh, direi che una volta cotta la nostra torta, la divido a metà e ci metto dentro la purea, perché non è filamentosa. Non chiedetemi il motivo per il quale mi è venuto in mente di incorporare del mango in una torta con carote e mandorle. Soltanto che oggi avevo voglia di torta alle carote, però stavo guardando anche il mango come frutto, che a me piace veramente molto. E il mio cervellino ha iniziato a funzionare e ha detto: perché non incorporiamo il mango nella torta alle carote con le mandorle? Secondo me, da quel tocco esotico, da quel tocco frizzantino che manca alla torta alle carote, che è molto buona, però è un po' asciutta magari forse. Secondo me, inserendo questa purea va a bagnare un po' la torta e non dà l'effetto asciutto. Bene ragazzi, la nostra torta è pronta, l'ho fatta raffreddare, l'ho divisa a metà, l'ho riempita col nostro mango. Nel frattempo mi sono spogliato perché ho un caldo in questa casa, tra stufa a pelle, tra il forno, tra io che sono in andropausa, mi sa, ho caldo. Comunque ragazzi, questa è la nostra torta, è venuta appena un po' più cotta, però va benissimo. Ora non ci resta altro che assaggiarla. Secondo me deve avere un gusto particolare, sono proprio curioso di assaggiarla. Ma buona! È fresca! Direi che è più una torta estiva questa. Vabbè, ok che il frutto è estivo, però ragazzi, ve la consiglio, ricetta consigliabile, ricetta personalizzata del CRI, la torta caro mango, l'ho chiamata così perché carote e mango, è buonissima. Anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio per la visualizzazione. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciate sul like. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale. Attivate la famosa campanellina per non perdervi alcun video e alcuna news. Ciao, Oney. Assaggiare un pezzettino di torta? Anche Oney apprezza. Quindi vuol dire che è buona. Quindi, ragazzi,
Vi mando un bacione e vi aspetto al mio prossimo video. Ciao! World from you tonight. I wanna hide.